anche contro la corrente. Mare mosso, stelle a nord, oltre il buio e niente, sospinto dove non so. Siamo arrivati a Porto San Nicolò e entriamo anche un po' nella storia, la storia della vela qui sul Lago di Garda. E chi se non Giancarlo Angelini, giornalista, ma anche diciamo la memoria storica della vela. Allora Giancarlo, cosa ci puoi raccontare della vela qui a Riva del Garda, nel Lago di Garda, Torbole, Arco? Allora, parliamo della vela, parliamo di 2000 anni fa. Vi ricordo che Riva del Garda era collegio nautico dei Romani. I Romani venivano a Riva del Garda, sul Garda, per imparare ad andare a vela. Abbiamo delle targhe ancora dell'epoca, dove appunto una matrona romana, tale Claudia Severa, lasciava 300 sesterzi al collegio nautico perché dopo la sua morte gli allievi versassero rose e vino sulla sua tomba. Il che voleva dire che questa qui si era fatta... E qui c'era una bella scuola con tutti questi venti, ecco, allora, da allora il vento è stato proprio l'artefice della nascita del... anche del turismo. Però qui ci troviamo in un altro luogo storico per due ragioni. Intanto il forte qui alla sinistra, che è stato inaugurato dagli austriaci nel 1870. Faceva parte della linea difensiva Nago, Porto San Nicolò. Tutta la prima linea, con tutta la serie dei forti del Brione. Poi abbiamo questo meraviglioso porto, che è stato fatto negli anni 30, inaugurato nel 38, è costato 1.800.000.000 di allora, perché si voleva fare di Riva del Garda il porto più settentrionale d'Italia. I Rivani hanno recuperato il Sirio, era una barca a vela, un gabinato che del governatore austriaco della zona che abitava Torbole. Allo scoppio della guerra ha fondato il Sirio in mezzo al golfo di Torbole e lui se n'è andato. Nel dopoguerra i Rivani furbi l'hanno recuperato, è stata la prima barca sociale della Fralia e da lì pian piano complice D'Annunzio, complice Giancarlo Baroni, che era il suo architetto. E D'Annunzio veniva a trovare i miei amici della Fralia e lui si firmava maestro di Gran Randa. E siamo arrivati qua a Porto San Nicolò, dove c'è anche la Lega Navale Italiana, adesso ci parliamo subito con il Presidente, ma abbiamo trovato anche la nostra Camilla Baruzzi della Vela... Lago di Ledro. Lago di Ledro. Invece con Max Concini, grazie per l'accoglienza, questo è un posto bellissimo, intanto vediamo anche delle immagini di questa... è una specie di fortino? Sì, questo è un fortino austriaco e quindi noi abbiamo la sede qua dall'81, e ci tengo a dirlo perché quest'anno facciamo i 40 anni. Come Lega Navale noi abbiamo uno statuto ben preciso, quindi facciamo capo al Ministero dell'Esercito. La cosa bella del nostro circolo direi che è una famiglia innanzitutto. Ok. E quindi a noi fa molto piacere perché
gran parte dei ragazzi che adesso allenano negli altri circoli sono più o meno nati da noi, quindi ottimo. Mi fa piacere questa cosa qua. Quindi avete seminato bene. Esatto, diciamo, poi chiaramente noi essendo i più piccoli non abbiamo la possibilità di portarli avanti e quindi li seminiamo nei vari circoli. Vabbè, l'importante è che gli orti siano frutticeri. Esatto. Negli ultimi anni mi piace il fatto che ci sia un ricambio generazionale, okay. E anche l'ultima Coppa America dimostra che anche il modo di andare in barca sta cambiando. Difatti noi abbiamo qua dei nostri soci i MOT, che sono le famose barche che volano. Ecco, allora il bambino che guarda le barche come se fa oh, che sarei io, che stavo durante la notte a vedere la luna rossa e dico oh ma volano. Poi ecco, i MOT, presente, scusa, Tita Ruggero esatto. Andrà alle Olimpiadi con questa imbarcazione, non sbaglio. Esatto, sì, dai, sì. Spiegaci, facci vedere, che allora, spiegaci il MOT. Allora, ecco. Il MOT diciamo che rappresenta un po' l'incrocio fra la barca moderna e la barca classica. Si alza. Con la diversità che vola e quindi ti dà delle emozioni durante le planate, durante le veleggiate che sicuramente, come ci ha dimostrato l'ultima Coppa America. Quindi... Tu ci sei mai stato? Sei mai stato trasportato? Sì, 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 io ci provo ma... Ti sei buttato in acqua subito? No, mi diverto, diciamo. Io che mi butterei in acqua subito. No, mi diverto un sacco, anche perché allora, poi sono diverso. Allora, Max, grazie tantissimo, verremo a trovarti, io verrò a provarli, io oramai mi sono... Vabbè, noi accettiamo tutti il e sono benvenuti. Ti spiego perché in questo viaggio di Velissima io sarò un po' il neofita che inizia anche la vela, per cui avrò bisogno anche del tuo aiuto. Anche perché qua al circolo noi facciamo i corsi per adulti e bambini, quindi fantastico. Non c'è nessun problema. Quanto costano i corsi? Allora partiamo da 150 euro. Quindi non è caro. No, dai. Diciamo esatto, e dopo in più la seconda settimana di corso costa ancora meno, 130, quindi... Bisogna prendere due di settimane, insomma, esatto. Ecco, no, noi teniamo i prezzi bassi. No, perché bassi io sto anche un po' sdoganando questa cosa che la vela è inarrivabile. Esatto, guarda, era un punto in cui volevo arrivare, anche perché, allora, uno tenendo i prezzi bassi diamo la possibilità a tutti di praticare la vela per sfatare un po' quello che lo sport della vela è uno sport d'élite, che in realtà... I prezzi li abbiamo appena detti e quindi in realtà è questo. Parliamo a questo popolo. E poi per avvicinare un po' a tutti, insomma, quello che è il mondo della vela, sensibilizzarli su quello che è l'ambiente. Poi noi facendo parte anche del consorzio, con la testa delle boe e tutto, insomma, ci dà anche questo vanto che a livello italiano siamo nazionali, siamo stati i primi a utilizzare le boe elettriche, nonché i gommoni, adesso stiamo acquistando altri. Siamo all'avanguardia. Materiali. Quindi insomma ci fa piacere essere dentro nel. Grazie Max, passo alla Camilla e buttiamo la vela sul in lago di Ledro. Però entrando qui al Porto San Nicolò ho visto anche qui gli Optimist e insomma sul lago di Ledro anche lì mi sembra, Camilla, che hai fatto qualcosa di importante o sbaglio? Noi sì, assolutamente, siamo specializzati, ci siamo specializzati soprattutto vista la conformità del lago, che è molto molto più piccolo rispetto al Garda, siamo un po' una dépendance, diciamo così. Sì, ma le dépendance a volte si fanno cose eccezionali, eh? E da 20 anni più o meno facciamo il campionato europeo a squadre Optimist, l'abbiamo saltato ovviamente l'anno scorso, certo. E oggi essendo a Riva mi ha fatto un sacco piacere vedere rivedere tutti i cuccioli, esatto, tutti, un sacco di allenatori, ci siamo dati l'appuntamento ad agosto, ormai è un appuntamento fisso, quello l'ultima settimana di agosto tutti a Ledro per della buona vela. Che settimana è? 24-29 agosto. 24-29 esatto. Agosto a Ledro, quindi per gli europei dell'Optimist. Europeo a squadra Optimist. Uno dei nostri punti forti è la scuola vela che facciamo per tutta l'estate, che è aperta ai lederensi. Che costa molto di più ovviamente di quella della Fraga. No, costa meno. No, costa di più, mi hanno detto. No, costa meno. 120 la prima settimana, 100 dalle allora, altre. Se proprio volete, diciamo... Se volete, facciamo volete una fare partnership, tappa prima al lago di Ledro, che costa leggermente meno. E poi venire, ma attenzione, il livello è top, sempre top. Facciamo che la Grandi prima la maestri. Fanno da noi, che c'è meno vento, esatto, imparano, ecco, capiscono, e la seconda questo vengono potrebbe sul essere Garda. Una buona formula. Allora, foto. Lancia il tuo spot per il allora, lago di Allora, prima Ledro. Settimana sul lago di Ledro, seconda a Lega Navale o in Fraglia o a Torbole, dove volete.
Il viaggio continua, caro Gabriele, viaggio continua, meraviglioso. Io non so, ho l'ebbrezza, sono euforico, mi devi tenere basso, Gabriele. Quando abbiamo finito, meno male che sono a dieta, non posso bere, perché sarebbe finita male. Ecco, allora Cristina, sei stata bene? Sono stata benissimo. Sei felice? Sono felice. Allora, però, come hai ricevuto un testimone? Lo devo restituire. Lo devi restituire. No, passare. Passare. Non restituiamo, diciamo, grandi immagini certo. Oggi. Questo sicuramente grandi racconti. Fai tu con il tuo collega. Allora, prego. Lo do ad Alessandro. Grazie. Alessandro Betta, sindaco di Arco, e qui siamo al Circolo Vela Arco. Allora Alessandro, oggi stiamo ricamando con questo testimone un territorio che si unisce e bacia il lago. Ora il Circolo Vela Arco vedo che ha uno spazio un po' più ridotto come a sbocco, ma avete dietro qualcosa di eccezionale. Raccontami questa realtà. Beh, intanto io ci vedo anche un grande abbraccio del lago. Totale. Perché assolutamente il nostro territorio è un territorio che si presenta unico e quindi è anche bello questi simbolici passaggi che ci sono tra noi sindaci, tra colleghi, e credo che questa emergenza sanitaria ci abbia anche unito di più e ci abbia fatto un po' superare quelli che sono... Infatti si riparte insieme, questo l'abbiamo voluto fortemente a Velissima. Il Circolo Vela Arco è una splendida realtà del territorio del nostro comune, che chiaramente si affaccia sul lago, rientra nelle diverse attività dello sport all'aria aperta e dell'outdoor, e credo che Carlo, che per tanti anni ne è stato presidente, poi ha avuto anche un breve momento di passaggio di testimone, ma è ritornato alla carica di presidente, possa chiaramente raccontarvi tante belle cose. Ad Arco mi devi dare tre cose belle dove suggerire ai familiari di questi ragazzi che hanno iniziato oggi il meeting dove andare ad Arco. Abbiamo il climbing stadium sostanzialmente, le passeggiate e il castello, butto lì questi due o tre temi qua. Da vivere genitori e figli. Voi ovviamente siete l'eccellenza della roccia, siete... Non potevo non dirgli climbing stadium. Eh no, assolutamente. Allora lì, volendo comunque, diciamo, se uno ha un fratello che non va con la vela, dice, può anche fare una piccola esperienza. Voi avete questi giorni anche dedicati, no? All'esperienza. Con le guide alpine in realtà possono fare un po' tutto quello che è l'aria aperta, legato anche alla canoa, tanto per dirti, fanno canyoning, quindi hanno fatto qualche prima esperienza di canoa sul fatto di andare semplicemente con il giubbotto salvagente, farsi un pezzo di sarca e arrampicata, quindi hanno più attività, o semplicemente una ferrata anche. Qual è la cosa a livello amministrativo come sindaco che trovi rispetto a mettere un po' d'accordo questi sport? Accontentare tutti è sempre difficile. Ma la cura del territorio, avere un territorio che si presenta sempre pulito, attrezzato, pulito, bello,
e quindi giocare la carta della mobilità sostenibile. Quando si arriva ad Arco, secondo me, si deve riuscire ad arrivare, e servirà del tempo, parcheggiare e poi girare a piedi o in bicicletta. Hai un sogno come uomo per questa tua fetta di terra, che non è solo Arco ovviamente, ma come stiamo raccontando oggi, questo grande anfiteatro, questo grande Colosseo, palestra outdoor famosa in tutto il mondo? Qual è il tuo sogno? Beh, uno dei tanti sogni è vedere arrivare il collegamento con Rovereto, con il treno. Questo è uno dei miei grandi sogni. Ecco, questa è una cosa straimportante. Perché questo vuol dire avere anche un'utenza, diciamo, anche territoriale, molto veloce. Può arrivare, no? in bicicletta caricata su un treno, o anche semplicemente a piedi, e noleggiare all'interno del nostro territorio una bici. Questo secondo me è fondamentale, perché abbiamo parlato di sport all'aria aperta e quindi una sorta di grande stadio all'aria aperta, non ci devono entrare troppe macchine, veicoli. Bravissimo. E questo secondo me è fondamentale. Allora, il nostro sindaco Alessandro è avanti, perché qua stiamo parlando di bike economy, ecosostenibilità, diciamo, quindi tutto quello che può essere sport è vicino al green. Ti ringrazio Alessandro. Grazie a voi. Per l'accoglienza, e passo la palla al mio amico. Sto guardando il lago perché questo signore, lo vedete alle mie spalle? Non vorrei neanche intervistarlo, perché mi ha ricordato che 20 anni fa avevo tutti i capelli neri. Carlo, vero? Avevo tutti i capelli neri, mi metto la mascherina nera, siamo distanti, ma è per non far vedere le lacrime, il grigiore che avanza. Ma non è il grigiore sicuramente di questa zona del Circolo Velarco. Carlo Pompili è il presidente, ci racconti un po' la storia, Carlo. Mentre io mi asciugo le lacrime dei capelli neri persi. Il fatto che adesso i capelli grigi è un segno di maturità, non è segno di questi sono sempre età. Quando la pezza è più grande del buco. No, cosa devo dirti? Noi siamo nati nel 83, nel lontano 83, con questo ciclo, è una scommessa, siamo ancora qua, teniamo duro, facciamo regate, siamo un circolo che conta, nonostante il Covid, 251 soci. Siamo un circolo al 98% formato da velisti che fanno deriva, praticamente non barche a bulbo, bensì catamarani, tutte queste derive che rendono il circolo sicuramente molto attivo, molto movimentato. I nostri soci sono tutti comunque anche giovani, ma anche quelli meno giovani, anche quelli come te meno giovani, sì, grazie. Vanno sì, con la deriva, sì, vanno col catamarano, vanno a divertirsi. Io andavo con lo snipe. Allora, bravo. Andavo con lo snipe. Un'altra cosa, regate, manifestazioni, fatte, che farete? Abbiamo già iniziato l'attività 2021 con la prima nostra regata, al primo di maggio, la Easter Regata, una regata dei 29er, una barca, uno skiff molto veloce, su cui noi abbiamo buttato molto, perché una delle nostre squadre agonistiche fa 29er e abbiamo atleti ad alto livello, insomma, sempre tra i primi in Italia. Lo so questo, perché ci arrivano i comunicati, ci arrivano anche le immagini che sono spettacolari. Prossimi appuntamenti, Carlo? Prossimo appuntamento sarà sempre derive, classe A, catamarano velocissimo, che adesso monta anche i foil, sai cosa sono queste... Ti fanno volare. Questa tendenza di volare, adesso tutti vogliono volare, tutte le barche vogliono volare, tranne l'Optimist, tra virgolette.
però questa è la tendenza, vedi anche la Coppa America. Vogliono tutti volare. Tutti vogliono volare, perché è spettacolo comunque. Tu dove vorresti volare adesso? Non in cielo, mi raccomando. No, io vorrei volare in un prossimo futuro che spero sia quello di una bella sede al circolo. Il sindaco ce l'ha promesso. Ha promesso, ve lo garantisco io, ha alzato la mano Alessandro Betta, perciò stia tranquillo. Partiamo dal circolo Velarco e andiamo invece in un altro posto che vi racconteremo non nuotando, alzando la vela. È l'ultima tappa della nostra velissima, la prima puntata, e stiamo attraccando al circolo Surf Torbole, perché qui sul lago di Garda, fine anni 70, primi anni 80, è iniziato il paradiso del surf. Circolo Surf Torbole, siamo con Armando Bronzetti, che è il presidente. Giovanni, allora. È un grande presidente, è un presidentino. Qui no. Siamo nel tempio del surf. Qui negli anni 80 arrivavano i migliori del mondo, ma anche adesso arrivano. Sì, però negli anni 80 adesso è un po' un'abitudine. Però adesso, a parte che dopo è preparato, no? da mangiare, da bere, sì. Vorrei andare, ecco là, sono le tavole, così mi faccio spiegare un paio di cose da Armando. Giovanni, tu vai a vedere le tavole, io con Armando parlo un po'. Allora, i favolosi anni 80. Favolosissimi. Nella musica si dice i favolosi anni 60, nel surf i favolosi anni 80, perché qui qui sul lago di Garda Trentino c'era il mondo. Il mondo, esattamente. Noi siamo partiti 40 anni fa, 42 per la precisione. Eri un ragazzino. Sì, io ho iniziato a fare windsurf comunque nell'84, adesso io sono 6 anni che sono presidente del circolo, ho fatto parte di questo, prima ero nel direttivo del circolo, comunque quegli anni lì c'era stato proprio il boom,
il boom del windsurf, quindi sono stati gli anni favolosi. Io mi ricordo da Trento partivamo, caricavamo i surf, che adesso non li vorreste neanche per niente quei surf, sono archeologia, esatto. E ci fiondavamo qui. Esattamente, tavole di 4 metri e mezzo, le mettevi sulla macchina, era più lunga la tavola della macchina, comunque niente. Adesso l'evoluzione è stata notevolissima, stiamo parlando di tavole volanti, stiamo parlando di wing, stiamo parlando di tanta altra cosa e che noi qui al circolo portiamo avanti con dedizione. Insomma. Quanti soci siete? Siamo circa 350. 350, che voi attività, tutta Europa, insegnate? Attività, insegniamo, facciamo corsi soprattutto per i giovani e chiaramente la nostra missione è di cercare nuovi campioni. Ecco, e dovete sapere che la mountain bike, che è sempre qui nella zona dell'Alto Garda, Giovanni, ha avuto un'esplosione in quegli anni con i primi, li chiamavano rampichini, e il surf con i colori che c'erano avevano dato anche un grande impulso a una società più bella, più libera, più gioiosa. Adesso un pochino dovete continuare a riempirla di colore, mi raccomando. Semmai è colorata, il mondo del windsurf è sempre anche colorato. Dopo però è entrato anche il kite, dobbiamo capire che noi siamo anche scuola di kite, anche se qui nell'Alto Garda non possiamo fare kite, però andiamo un po' sotto il confine e facciamo scuola. Quante cose in Trentino ci sono e quante cose i trentini non conoscono. Abbiamo qui la crema. Giovanni, so che hanno finito una regata qualche settimana fa, pochi giorni fa, ma tu vuoi anche qualche indicazione, vero? Grazie Gabriele, ma Gabriele! Oh, sta andando fuori col surf. Oh. Ma gli hai messo uno? Guarda. Gli è presa proprio. Ma guarda là. Che senza il defibrillatore è meglio, non fare niente. Ho capito. Vabbè, no, vabbè, dai. Gabriele, ciao! Vabbè, mi ha lasciato da solo come al solito, Gabriele, è un imprevedibile. Insomma, qua vedo delle ali tipo Batman, che cos'è? Allora, questo qua è una nuova disciplina, si chiama wing. Praticamente si naviga col foil, che è questa ala che vedete. Foil. Foil e wing. Tutto in praticamente in volo. E questa si tiene così, è una cosa nuova. È una roba complicatissima. Ma non è complicata. Cioè, devi avere due strumenti, devi avere questo. Devi avere la tavola da foil. Ma è un tipo kite surf. No. Sì, è un ibrido. Un ibrido. È un alieno. Un alieno. Sono appena scesi su Marte, esatto. E hanno trovato. Un alieno tra il windsurf e il kite. Esattamente. Le tavole classiche, la tavola foil. Ma dove arriviamo con queste contaminazioni? Secondo te? Stiamo andando avanti con veramente grande entusiasmo, perché continuano ad apportare sempre di più novità e tanti giovani si apprestano a fare queste cose. Ascolta, io guardando quando le barche volano, quindi usano questi foil, no? Usano questo film. Ma come funziona il meccanismo del foil? Il meccanismo è che con quell'ala lì praticamente tutta l'attrezzatura si alza e viaggiano esattamente sul foil. Praticamente qual è viaggiano, il foil esattamente? Il foil è questo, il piantone, okay. E... Ok, questo qua si e sta alza, per aria. E loro sta per aria. Come fa a guidarle uno che è per aria, da per aria? Come fa a guidarle? C'è tutta una tecnica coi piedi per portare la tavola e in bolina, in lasco, in poppa. Funziona esattamente come cosa avete ha visto, detto? Avete bolina, visto luna rossa. Lasco, poppa, voi li sapete tutti questi termini? Io no. Bolina, che vento è? Bolina, perché noi dobbiamo dobbiamo parlare anche a quelli che non sanno niente. Hai ragione, Giovanni. Perché noi cos'è che dobbiamo fare? Portare nuovi giovani qua. Noi sappiamo che ci sono nel Trentino anche grandi talenti. Devono venire qua. La bolina. La bolina è quando tu vai praticamente spigoli il vento e risali il vento. Lasco? Lo risali. Il lasco invece no, scendi. E poi scendi, hai detto un terzo? Ho detto poppa, quando scendi vabbè, proprio... Vabbè, la poppa la so. La poppa la conosciamo tutti, la poppa. C'è il traverso poi, ecco, il traverso che è traverso. Proprio quando vai al traverso del vento. Allora, voi avete fatto già, quindi, una bella competizione con le ali di Batman, no? No, abbiamo fatto la competizione con queste. Ah, con questo? Con il foil, con le pinne normali, fra nei rotti. Ma era una cosa a livello nazionale? Una internazionale, perché c'era, era aperta, era open la regata, era aperta a tutti. Quanti eravate? Eravamo in 49. Vabbè, però è la ripartenza anche lì. È la ripartenza, ma diciamo che per un campionato italiano i numeri sono alti. Tipo 18, 19, 23 di giugno? Esatto, campionato del mondo. Del mondo. Sì, junior e junior. E ovviamente Velissima ci sarà. Perché Velissima... Questo oggi è questo speciale prima Velissima, abbiamo fatto questo giro meraviglioso in mezzo a tutto questo grande anfiteatro, però le prossime puntate
faremo dei salotti un po' qua al circolo Surf Turbole, poi alla Fraglia, al circolo di Turbole, e racconteremo anche le tante cose che succederanno, ma non solo, anche tutto quello che ci sta dietro. Per esempio, a me piacerebbe incontrare degli allenatori, preparati, dei tuoi atleti, voglio capire cosa c'è dietro, che sacrifici fanno le famiglie per far diventare un campione anche di surf. Questo certo. Sarà Velissima. Quindi, ciao Gabriele! Ciao amici di Velissima, è stata una prima fantastica, ci vediamo tra 15 giorni. A tuono! Il calendario sportivo velico sul Garda Trentino comincia a mettere letteralmente il turbo. Tutte le settimane eventi nazionali e internazionali animano le acque dell'Alto Garda grazie all'impegno dei circoli velici che man mano state conoscendo in questa trasmissione. Barche singole, doppio o windsurf, classi frequentate dai giovanissimi e da chi giovanissimo l'è stato, ma continua ad avere la grande passione per la vela tanto da continuare a rigatare. Barche moderne, veloci, ma non solo, per tutti il ritrovato piacere di navigare, regatare, ma anche potersi confrontare a fine gara al bar del circolo. Italiani, ma anche tanti stranieri che ricominciano a frequentare l'amato Garda Trentino. Per tutti la possibilità di vivere la vela davvero a 360 gradi. E nelle prossime settimane eventi internazionali di primissimo livello come i mondiali slalom di Wirsor giovanile a Turbole, i mondiali Optimist a Riva, i mondiali dell'ex classe olimpica Tempest a Turbole o ad Arco, i mondiali giovanili Ilka, una delle classi più diffuse al mondo e attualmente olimpica. Che contro la corrente, mare mosso, stelle a nord, oltre il buio e il buio.